Rodrigo Della Fuente, dopo la pausa per lo Stargame e la partita impossibile con Siena, ora 8 partite che si possono fare per Teramo e che decideranno il destino della Teramo Basket. Sì, abbiamo 8 finali da quella finale stazione, però dobbiamo pensare solo in questa prossima partita contro Velino. E sappiamo che è molto importante, però come tu hai detto credo che possiamo farla. Per quanto riguarda Velino, è una squadra particolare che ora deve fare fronte all'assenza di Trautmann e Dean, però lo sta facendo bene, è una squadra insidiosa che ha Marcus Green come suo leader carismatico. Sì, è una squadra che sta facendo molto bene, e coach Vetucci sta facendo un grande lavoro quest'anno e sono una delle prime 5 del campionato, no? Sono sicuro che sarà una partita dura, però credo che se noi giochiamo con l'intensità che abbiamo giocato contro Treviso e con il nostro pubblico, credo che possiamo vincere. Sono stati dei problemi fisici che ti hanno un po' tormentato negli ultimi tempi, come stai ora? Bene, adesso mi trovo un'altra volta bene, ho preso un colpo in una partita, poi ho avuto anche la come si dice, le polmonie. E per questo per 2-3 settimane mi è sentito un po' debole, no? Però adesso finalmente mi trovo un'altra volta bene e credo che sono pronto per aiutare un'altra volta la squadra. Sai che questo è un po' il periodo delle tabelle, tu che cosa pensi? Quanti punti mancano alla Banca Tercas per risollevarsi da questa situazione? È difficile saperlo, soprattutto perché quest'anno il campionato c'è tante squadre di un livello molto simile, per quello non lo so che dirti, no? Però so che è molto importante che le partite che giochiamo qua a casa dobbiamo vincerla, no? Perché è difficile, soprattutto alla fine della stagione, per tutte le squadre vogliono vincere e c'è squadre che vogliono arrivare fino al playoff e un'altra che vuole migliorare la sua situazione, no? Pertanto è difficile vincere fuori casa.